Sì, certo, perdere in casa non è mai piacevole, insomma, davanti ai propri tifosi. Quindi c'è grande dispiacere, insomma, perché comunque puoi perdere, nessuno ti regala niente, sicuramente potevamo fare molto meglio, ecco, il risultato è abbastanza chiaro e non lascia vie di scampo. Al di là delle prestazioni tecniche, tattiche, soprattutto a livello di impatto emotivo, il senso di essere squadra, quanto può aver influito? Perché poteva essere, non dico una partita chiara, tre vinte, tre perse, sapendo che poi si va a giocarsi i derby, questa era una prova d'esame. Quando, tra virgolette, la fallisci così, quanto pesa? Ma sì, sai, non lo so, da dentro il campo ho avvertito un po' di eravamo molto contratti, sembravamo molto un po' anche su di giri, fuori di giri, insomma, non so se abbiamo sentito la partita, perché appunto come dici tu comunque sai il calendario, adesso si è fatto un attimino più in salita, abbiamo giocato a Bologna, abbiamo incontrato Udine che mi sembra in questo momento una squadra che sta molto bene. Poi hanno un roster comunque molto valido, ma lo si sapeva già dal precampionato e in più mi sembrano molto molto in forma perché vengono da quattro vittorie di fila, questa è la quinta, per cui in più sapendo che vai a Treviso, ecco, non lo so, sapevamo che fare il risultato comunque era importante perché ti mantenevi anche in una zona alta della classifica, vicino alle prime 4-5 squadre, comunque ecco. E niente, non ti saprei dire, ovviamente adesso a caldo, non so se è stato più un discorso mentale, emotivo, secondo me poi ci sono anche cose tecniche ovviamente, perché fuori di dubbio. In un momento come questo, dove sappiamo non possiamo perdere la genesi, cioè di una squadra in costruzione che ha grossi margini di miglioramento, quali sono le certezze sulle quali, le iniziali certezze sulle quali attaccarsi per arrivare a Treviso con più leggerezza, meno timore, perché il senso della stagione non è vinciamo, facciamo 30 su 30, Hai detto, sarebbe no, cambiare. infatti hai detto benissimo, non abbiamo, il tipo di squadra che siamo è abbastanza chiaro che dice non dobbiamo vincere 30 partite su 30, non dobbiamo vincere il campionato, nessuno ci punta la pistola addosso e avere quel tipo di pressione lì che hanno altre squadre, perché la squadra, lo vedete, nel senso siamo una buona squadra, abbiamo ampi margini di miglioramento e poi sono state già esposte le idee di quello che è il decorso dell'annata, quindi le certezze a cui aggrapparsi sono che in casa, anche se puoi avere una serata dove appunto hai emotivamente e poi anche tecnicamente in attacco non ti riescono le cose, non sei fluido, vai su di giri, eccetera, eccetera, però in difesa comunque devi vincerla lì, a rimbalzo stiamo soffrendo e non è da oggi, però queste sono questioni, non farsi battere uno contro uno, queste sono questioni di appunto, come ci dice il coach tutti i giorni, di sfida personale, di amor proprio e di avere responsabilità. Non è che si può inventare chissà cosa se non si tiene uno contro uno, non si prendono rimbalzi, ecco. Mia curiosità da atleta scarso, non professionista, atleta vero. Quando uno va a casa, prepara una cosa che in cucina tante volte, accendi la macchina, accendi la radio, vai a casa, mangi, fai la doccia, qual è il pensiero che già adesso ho cominciato, magari poi cambio nel passare delle ore, domani mattina è diverso, legato a quello che dici, l'ho persa così, porco cane, che magari potevo giocare diversa dove? Siete arrivati, a meno a un certo punto con le due bombe iniziali che ha fatto, al loro sesso. Eh sì, un po' in queste sette partite, quindi compresa quella di oggi, perché a Bologna il terzo quarto siamo partiti, siamo rientrati meno 5 e poi abbiamo preso di nuovo un parziale di 12-13 a 0. È successo due o tre volte anche stasera, Quindi, dove si perché appunto magari in attacco, dopo aver fatto due o tre cose buone, facciamo anche due o tre difese buone. Poi non convertiamo magari la quarta, la quinta azione in attacco e ci sciogliamo, ci abbassiamo di tensione, di attenzione, di concentrazione su quello che poi è il piano partita, le cose tecnico-tattiche. E poi prendi dei parziali che ti uccidono e dopo sempre a stare dietro Allora, a recuperare. posso solo per sé, visto che purtroppo è una costante, cosa ci può stare di questa roba qua? Perché dentro le partite, anche a partite limite, c'è sempre un piccolo blackout.
Ah, se lo sapessi sarei il genio della lampada. Non so risponderti a questa domanda da $1 milione, come si potrebbe dire, insomma, vorrei saperlo, vorremmo saperlo per non trovarci poi a commentare questo tipo di cose, ecco. E niente, però si rimugina, non si dorme la notte, ci si arrabbia, perché poi comunque noi, come hai detto tu, siamo atleti e viviamo alla fine della prestazione del risultato domenicale, ci alleniamo da sta settimana, riprendiamo a lunedì pomeriggio, perché abbiamo giocato a sabato sera, e facciamo una settimana dove comunque ci facciamo il mazzo e la domenica vorresti ottenere i risultati e la prestazione. E quindi sei lì che c'hai i demoni dentro.